Bella raga, bentornati su Gameplay Channel e su Farming Simulator 15. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti con la nostra nuova e spettacolare seminatrice e col nostro nuovo trattore che stavano appunto seminando questo campo. Nel frattempo ha finito, quindi direi di riportare questa a casa, che tanto non ci serve più, l'abbiamo chiusa, no, quindi chiudiamola, se no non ci passiamo mai più. È già l'ercia come non so cosa, quindi direi anche che gli potremmo dare una bella lavatina. E poi io, come avevo detto lo scorso gameplay, mi sono accanito su quell'albero che mi rompeva le balle qua in fattoria, vicino al parcheggio, e quindi l'ho già tagliato, l'ho anche già caricato sul bufalo. Ci sto prendendo la mano, quindi ci ho messo davvero giusto 5 minuti, neanche. Non è un albero molto grosso, quindi dubito che ci diano chissà quanti soldi, però insomma penso sempre un 50-60 mila euro le dovremmo fare. Eccolo qua, il nostro bufalo con l'albero, o così vedete non ce l'ho più in mezzo alle scatole. Ok, questo qua è un autotreno, non è una seminatrice, quindi vediamo se riusciamo a dare una lavatina al tutto. Ok, diamo anche una lavatina al nostro nuovo trattore, al nostro nuovo cingolato, più che altro che si è conciata è la seminatrice, giustamente. Vediamo se riusciamo a pulirla per benino. Troppo indietro, ma forse già così riesco. Sì, perfetta, che è tornata praticamente nuova. Ok, via. Così andiamo intanto a posarla. Sarà un bel casino far manovra. Allora, visto che questa ingombra parecchio, io direi di lasciarla magari qua. Ah, tra l'altro poi avevo anche da prendere qua questi alberi, però, cioè questi rami che avevo lasciato, ma adesso non c'ho voglia, quindi li raccoglierò poi un altro giorno. Allora, io questa direi di lasciarla già qua. Così è già pronta. Ok, almeno ce l'abbiamo già qua bella che pronta. Andiamo a posare il nostro trattore nuovo fiammante. Ah, che bel parco trattori che ho. Inizio ad avere una bella squadra di mezzi. Prendiamo il nostro bufalo, così portiamo al volo in legnaia questo alberello che ho appena fatto, perché se no non vedo nulla. Ok, così intanto lo vendiamo. Magari vi taglio un attimo da qua il video, così vi risparmio il viaggio fino in legnaia, tanto meno male la strada la conoscete, quindi ci si sente tra pochissimo quando arrivo in legnaia. Bene ragazzi, rieccoci quasi arrivati alla legnaia. Questa volta ho sistemato un po' meglio i tronchi, così che non sparassero troppo di lato, quindi sono passato senza problemi dal ponticello. Come vedete il tronco, quella, diciamo la parte centrale, quello che esce di più dal rimorchio del bufalo, è appunto praticamente l'albero intero, quindi sostanzialmente gli altri rami che vedete erano solo quelli laterali che ho tagliato proprio per evitare di rimanere incastrato ovunque, ma a livello di peso questo tronco intero il bufalo l'ha alzato senza nessun tipo di problema, come fosse uno stuzzicadenti, quindi sono assolutamente contento di questo acquisto, che effettivamente ci fa risparmiare davvero un bel po' di tempo e ci permette di fare dei grossi carichi di legna senza problemi. Adesso cercherò, spero di riuscirci, a scaricare senza finire in acqua
così che quantomeno siamo questo, così lasciamo liberi i tronchi che l'avevo messo per tenerli meglio. Vediamo se riusciamo. Dai. Allora, vediamo se riesco ad aiutarmi con la gru. Dai. Oppala, uno. Se riesco a buttare gli olivi in acqua. Ok, buttati, ragazzi. Scusate, più che altro perché non volevo finire in acqua, perché lo volevo lasciare già qua. Vediamo se riesco a prenderne un bel po'. No, vai, vai giù. Ok, quello ce l'ho fatta. No, dai, non può essere già incastrato adesso. Su, su. Vai. Ah. No, ragazzi, io mi fermo qua perché sennò rischio davvero di tornare in acqua. Glieli scarico così. Ma porco. Ok, vai che vada solo. Tuffati. Ok, grazie. Grazie mille. Se riusciamo a prendere gli altri adagio, facciamo una cosa con calma. Ok, tuffati. Oh, meglio di un campione olimpionico. Vai anche tu. Altro tuffo carpiato. Vedete, questo effettivamente non era grandissimo come albero, quindi vabbè, non ci hanno dato chissà che cifre, però sempre meglio di un calcio sui denti. Allora, ce la fai con sta pinza o... Oh, ma mi sta andando ancora indietro, eh? Impressionante sto coso, va indietro anche da solo. Ce l'abbiamo fatta. Teniamo su. Vai. Ok. Che ce l'abbiamo fatta alla grande, e gli andiamo a buttare giù anche questo. Ci arrivo, sì, vai, e voilà. Ok, quindi qua col nostro bufalo lo lasciamo parcheggiato già qua, così almeno poi andremo a fare un po' di pulizia qua intorno quando mi serviranno soldi. Almeno siamo comodi. Anche questi qua sa che valgono parecchio, va bene. Ok, finito col bufalo. Dunque, qua vediamo un attimo come stiamo messi raccolti, ma dovremmo essere a posto. Qua abbiamo l'erba. Sì. Ok, fammi vedere la
la crescita direi che va bene. Ok, abbiamo seminato, quindi fatemi pensare un attimo a cosa volevo fare. Allora, vediamo. No, questa raccogli barbabietole non mi interessa per adesso. Prendiamo il Kron BX 415.000 euro di potenza comprato, ok, e andiamogli a prendere anche la sua lama, naturalmente. Dovrebbe essere di qua, eccola qua. Vediamo la lama. Questa no. Questa no, questa qua è quella per il mais che dovrebbe andare a farmi anche la pula, giusto? Sì. Questa mi sa che è per il mais normale, ok. Quindi andiamo a prendere questa cos'è che invece? Ah, questa mi sa che è la falciatrice. E questa fa anche un po' di raccolti, quindi la possiamo usare anche come mititrebbia. Ok, comprato tutto, portiamolo alla nostra fattoria. Ci sono salito sopra. Eccolo qua. Questo è il Kron BX con la nostra mega lama. Però io voglio portarlo in fattoria. Ok, sì. Bene, sì, ok, perfetto. Andiamola a vedere un attimo, così gli montiamo. Oh, l'insilato è pronto, perfetto. Così adesso, visto che il mais non è ancora pronto per utilizzare il Kron BX, noi inizieremo a andarci a prendere l'insilato e a vendere l'insilato. Qua il nostro Ron, visuale interno va che meglio. Oh, ce la faccio? Sì. Sta di no. Giriamo così. Ok, andiamo ad attaccargli la lama se riusciamo. E qua la vedo dura, mannaggia. Sono messo una posizione orribile. Vediamo se ce la facciamo. Sì, dai che adesso ce la facciamo. Ok, olè, ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua. Questo è il nostro Kron BX. Perché vi dicevo che si risparmia tempo? Vi ricordate le dimensioni della lama? Questo è il condotto che sparerà la pula dentro il nostro cassone. E questa è la larghezza, guardate un po', della lama con cui andremo a raccogliere il mais. Quindi vedete bene che rispetto a quella misera che avevamo, qua andiamo a prendere davvero un bel po' di metri per quanto riguarda la larghezza. Ok, chiudiamo un attimo il tutto. Sembra un Transformers. Ok, lo lasciamo parcheggiato un attimo qua, così poi nel prossimo gameplay ci occuperemo della pula fatta con questo bel mezzuccio. Ma adesso, tanto i nostri campi sono a posto, eccoci qua, ci occupiamo dell'insilato. Insilato pronto. Ne abbiamo addirittura 65.000 litri e passa. Quindi ce lo andiamo ad acchiappare e a vendere. Ecco qua. Ok. Tiriamolo un po' su. Perfetto. Con la nostra bella gru. Mazza, gira bella stretta anche questa. Ok, dovrò un attimo abituare ai comandi. L'insilato, se lo volete vendere, si trova qua, questi cassoni. A questo punto, visto che abbiamo la cosa fai? La pala
che si ritrae. Andiamo a posizionarci sopra. Adesso magari faccio così, ci vedo anche di più. E andiamo a... sbaglio sempre. Buttare dentro il nostro insilato. E guardate qua, olè. E così, con questa pala così grossa, ovviamente il tempo che ci si impiega è decisamente meno rispetto a insomma, a quella piccolina che avevamo prima sul trattore. Bisogna prenderci un attimo la mano, chiaramente, perché con sti comandi non è proprio... stai fermo, cosa fai? Lo stava ributtando lì, anche perché gira davvero in maniera strettissima. Qua ci andiamo ad allineare un po'. Ok, siamo un po' questa e andiamo a buttare dentro, voilà, il nostro insilato. E i soldi come salgono? Come vi dicevo, anche l'insilato è pagato molto bene. Quindi noi adesso, siccome non abbiamo le mucche, non ci interessa conservarlo, ma visto che abbiamo fatto un po' di acquisti, ci conviene venderlo. Così che andiamo a farci un po' di soldini. Buttamelo dentro, non lo buttare fuori. Ok. Troppo sta bene, se no... ui, salta addirittura. E ci andiamo a vendere il nostro bel insilato. Ok, facciamo anche un bello screenshot mentre scarico. Cosa ho fatto? Sono sceso, scusate, ho sbagliato tasto. Ok, e vedete qua i soldi come vanno su. Ok, stiamo riempiendo bene tutto nostro silos, cioè il nostro silos del biogas, a dir la verità, di insilato. Andiamo a vendere ancora un po', tanto come dicevo, non avendo le mucche sinceramente non ci serve. Ogni tanto mi faccio prendere la mano su due ruote con la gru, è fantastico, se con la pala telescopica, quel che l'è. Se lo butti dall'altra parte magari meglio, bravo. E continuiamo a vendere. Ecco, dopo un po' che lo vendete, volevo farvi notare come adesso impieghiamo di più a scaricare. Questo perché? Perché man mano che noi buttiamo dentro questi due contenitori il nostro insilato, sentite questo rumore in sottofondo, il rumore penso sia una macina, e quindi chiaramente quando si riempie dovremmo avere un po' di pazienza che pian piano il livello cali dentro questi due contenitori, per cui ovviamente il nostro insilato verrà scaricato
con una lentezza maggiore. Vedete quanto sto impiegando a scaricare solo questa bennata, proprio perché i due contenitori qua sono tutte e due quasi pieni. Vedete, sono appena al 50% della mia benna, quindi insomma impiega un po' di tempo a scaricare. Nel frattempo, quindi, noi qua come campi abbiamo detto che siamo completamente a posto, dobbiamo solo aspettare la maturazione, per cui magari dalla prossima volta partiremo già con i campi maturi, così vi farò vedere il Kron Big X in azione. Qua ovviamente andiamo avanti a vendere il nostro insilato, così ci facciamo due soldi. Fatemi solo vedere una cosa, scusate, volevo vedere se le mie galline erano riuscite a fare due uova. Non riusciamo a vedere queste uova nella mod che avevo installato. Vediamo se le troviamo. Allora, niente ancora, mi sa. Ma che? No, niente uova, niente uova. Tra l'altro, sì, oltretutto io vengo sempre qua, ma oi, non mi fa più uscire, aiuto. Ok, però in realtà se guardiamo nel menu, in teoria dovrebbero esserci galline, quantità di galline 11, appunto uova 0, carico di uova 0, quindi al momento non ne hanno ancora fatte di uova. Io però quasi quasi, prima di chiudere, mi andrei a comprare ancora un po' di galline e di pecore, così ne ho 10, arriviamo fino a 20, va. Almeno abbiamo un po' più di lana e anche di uova. Ok, quindi abbiamo anche comprato un po' di galline di pecore in più. Qua continuiamo a scaricare l'insilato. Fatemi però, scusate, ero curioso di vedere se io vado a scaricare in quell'altro, o capire se era lento uguale o se cambiava qualcosa. Ma vediamo. No, è lento uguale, niente, come non detto. Va bene, quindi qua lo lasciamo finire di scaricare il nostro insilato e niente, noi a questo punto ci salutiamo e ci risentiamo come sempre nel prossimo gameplay. Mi raccomando, se vi piace il video condividete, cliccate il mi piace, commentate, datemi consigli magari su cosa vorreste vedere in questi gameplay dedicati a Farming Simulator, e noi ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao belli!